È un problema che rimane purtroppo attuale, la recrudescenza di furti ad Alcamo. Numerose sono le abitazioni svaligiate in questi mesi e desta sempre più preoccupazione anche la possibilità che, ormai terminata l'estate, malviventi prendano di mira maggiormente le case di villeggiatura incustodite, sia ad Alcamo Marina che nelle zone rurali e comunque periferiche. Alcamondo Blog riceve oggi la testimonianza di una signora alcamese. Ladri, infatti, durante questo mese di settembre si sono introdotti per ben due volte in poco più di 20 notti nel suo appartamento situato in una palazzina che si affaccia in una delle arterie stradali tra le più trafficate del tessuto viario urbano. La donna, assieme alla sua famiglia, sporto denuncia alla polizia. Gli inquirenti sono quindi alla ricerca di chi è uno o più malviventi ha messo a soqquadro la casa della signora e dei suoi familiari, e vediamo le condizioni dell'appartamento in queste immagini che è proprio la donna che ci ha segnalato la situazione, ha fornito ad Alcamondo Blog chiedendo che vengano proprio pubblicate, pur preferendo rimanere nell'anonimato. Ascoltiamolo al telefono. Il fenomeno dei furti in abitazioni ad Alcamo è tutt'altro che superato, e a testimoniarcelo è una signora alcamese che ha subito ben due furti in casa nel giro di poco più di 20 giorni. Salutiamo questa signora che ci ha proprio segnalato questa incresciosa situazione che ha subito. Allora, possiamo riassumere un po' questa triste vicenda, signora? Sì. Purtroppo è brutto trovarsi in questa condizione, perché tu entri in casa e trovi le porte aperte e tutto impressionante di cosa hanno fatto, buttano tutto a terra, tutte le tue cose, tutte le tue cose personali, intime. È un dramma, io non ho neanche la capacità ancora fino ad oggi, perché poi dopo la prima settimana di settembre abbiamo trovato questa bella sorpresa. E un giorno abbiamo trovato quell'altra sorpresa di avere di nuovo la casa tutta occupata, neanche il tempo di sistemare, di lavare, di ordinare, che già abbiamo tutta la casa di nuovo sotto proprio. Non saprei cosa dire, non so. Lei stessa ci ha fornito queste immagini che ci lasciano chiaramente capire proprio come si è presentata e come si presenta tuttora la vostra casa, che adesso state cercando opportunamente di riordinare, state anche cercando di capire. È la seconda volta. Sì. Allora, la prima volta è accaduto quando esattamente? Voi in che zona abitate? Mi scusi la domanda. Ma in una strada un pochino principale, una strada passando con tutto ciò che passano tante macchine, tante purtroppo non vedono niente, non guardano niente, non so come fanno. Io so che i controlli ci sono, le pattuglie girano, però non si riesce magari ad arginare questo fenomeno. Però la sua segnalazione, la sua testimonianza è importante, perché rappresenta proprio un segnale di un allarme sociale che deve essere affrontato. Certo, sì, questo lo so, infatti sì, io sto facendo questo, perché poi un sacco di persone mi vengono a raccontare e lo sanno presso la portella, lo sanno, sono salite delle. Avevo tante soluzioni, tante segnalazioni, ma non potevo pensare che anche da me ci sarebbe, perché magari ascolta e così, vabbè. Però quando succede agli altri, forse magari una non si interessa così tanto, perché magari dice mamma mia, chissà cosa. Però ora che l'ho trovato sulla mia pelle, proprio entrare dentro e trovare proprio un disastro, io ancora non riesco a certe cose ora di nuovo a sistemarle, non lo so, perché si deve lavare tutto, si deve sistemare tutto, si deve buttare alcune cose che veramente poi non tutte d'estate, tutte, non lo so, vedete le foto e date un giudizio, se io sono disperato o no, perché poi sentire sentire certe cose ti fanno male. Io certo. non dico che ci vuole una punizione o qualcosa, ma fare capire che non è giusto,
che fanno queste, non lo so, sembrava, lei come vede le mie foto, sono veramente da rimanere scioccato, tu entri dentro e non sai cosa sono, io non avevo neanche parola, non avevo neanche, mi sentivo inutile. E sulla questione interviene il SIAP, sindacato italiano appartenenti polizia, per segnalare che in questo periodo storico in tutto il territorio della provincia di Trapani si sta verificando una escalation preoccupante di reati connessi sia all'abbandono sociale che al mancato controllo del territorio. Il sindacato, che chiede quindi ai vertici dello Stato di potenziare la dotazione di uomini e mezzi di polizia, tiene ad evidenziare che i poliziotti si trovano sempre più a dover fronteggiare comportamenti di intolleranza, aggressioni, resistenza nei confronti delle forze dell'ordine perpetrati nei centri storici e in alcune borgate del territorio provinciale, compiuto da parte di giovani che per rendersi protagonisti sui social realizzano pubblicazione dei loro comportamenti illegali, così da rendere ancora più difficile il lavoro svolto già con grande difficoltà dalle forze dell'ordine, che soffrono di carenze organiche ormai strutturali. Ogni giorno, prosegue il SIAP, diventa sempre più difficile per gli operatori di polizia che lavorano nel pieno rispetto delle regole intervenire per controlli preventivi antispaccio, interventi per furti in abitazioni e non di meno fare rispettare le recenti regole anti-Covid-19. Il sindacato aggiunge alla lista dei problemi da affrontare con sempre più difficoltà anche il fenomeno riguardante, come scrive, infatti gli sbarchi dei clandestini con tutte le attività ad essa connesse che assorbono una notevole quantità di poliziotti. In particolare Alessandro Bellomo, dirigente sindacale SIAP di Alcamo, rappresenta che ad aggravare ancora di più la situazione in alcuni commissariati come quello di Alcamo e Castellammare del Golfo è il numero complessivo di poliziotti in servizio, che è sceso sensibilmente in pochi anni al punto tale da riuscire ad assicurare appena il minimo indispensabile. Infatti il servizio esterno di controllo del territorio, volante, spesso viene a mancare di qualche turno giornaliero ed inoltre gli uffici distaccati soffrono anche della mancanza di alcuni profili professionali a causa di pensionamento o mancato invio ai corsi di specializzazione che riguardano il settore della scientifica, dovendo fare ricorso spesso a supporto del personale della provincia.